Buonasera a tutti, ci ritroviamo per il nostro appuntamento in diretta. La settimana scorsa c'è stato un importante annuncio da parte del presidente Vincenzo De Luca e ha presentato il piano sociale della Campania. Ovviamente ci stiamo lavorando da giorni, ho fatto anche la settimana scorsa un video per più o meno indicare quelli che erano diciamo i provvedimenti di maggior peso rispetto alle politiche sociali e all'istruzione. È ovvio, insomma, che è il frutto di un lavoro faticoso che però stiamo cercando di fare e naturalmente le prossime settimane ci vedranno impegnati per la realizzazione. Perché il presidente De Luca per primo, ma naturalmente anche tutti gli assessori coinvolti, abbiamo immaginato di dare una mano alle persone che poi potevano essere più fragili o che non erano state comprese in quelli che sono i provvedimenti che il governo a mano sta varando. Per cui direi, ora naturalmente vedrò anche quali sono le vostre domande, ma diciamo che all'ordine del giorno, almeno per questa giornata, io immaginavo comunque di parlare sia della bozza di decreto che la ministra Azzolina di fatto ha già presentato per grandi linee, ma anche naturalmente il nostro piano sociale per la Campania. Io nel frattempo cerco di collegarmi anche alla pagina di modo che possa capire anche quali sono le vostre domande, anche se devo dire che in tanti mi scrivete appunto per sapere, per conoscere. Chiaramente ci sono dei provvedimenti che non sono di mia competenza e quindi casomai non ho immediatamente le risposte, però dico sempre potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica istituzionale che è assessore.fortini@regione.campania.it, ma anche attraverso Facebook piuttosto che Instagram alle mie pagine, di modo che possa comunque ottenere informazioni e poi naturalmente rispondere alle vostre domande. Una cosa che mi è stata chiesta, che cosa naturalmente penso della bozza di decreto dell'istruzione. Diciamo che chiunque faccia scuola aveva immaginato naturalmente delle soluzioni e quelle soluzioni che sono comprese nel decreto. Molti però, io compresa per la verità, non abbiamo apprezzato i tempi. È ovvio che in una situazione di emergenza come questa le valutazioni sarebbero state chiaramente molto elastiche. Dire però già oggi che in realtà si passerà a più pari all'anno successivo, naturalmente può demotivare i nostri ragazzi, che devo dire si stanno comportando in maniera eccellente in questo periodo, perché poi naturalmente, insomma, non abbiamo visto, non si stanno muovendo, sono in casa, comunque partecipano a quella che è la didattica a distanza che le scuole stanno offrendo. È ovvio però che un provvedimento di questo tipo in questo momento possa allentare la tensione. Devo pure dire che c'è stato uno sgarbo istituzionale da parte del ministro, ma questo lo faremo presente domani, perché proprio domani ci sarà un incontro, il primo tra l'altro incontro con tutti gli assessori all'istruzione, quindi la commissione istruzione degli assessori alle politiche sociali, per cui sarebbe stato quantomeno per garbo istituzionale opportuno discuterne prima con tutti gli assessori e poi naturalmente pubblicarlo, però appunto io probabilmente avrei comunque cambiato i tempi, posto che naturalmente non sono cose, come dire, che non ci eravamo già immaginati. Io l'ho detto dal primo momento che ho immaginato e previsto che non si sarebbe tornati a scuola, è ovvio, insomma, per i dati che avevamo a nostra disposizione.
Per quanto riguarda la scuola, ne abbiamo già parlato, ma già mercoledì sarà pubblicato il bando, anzi saranno pubblicati i bandi. Domani noi rispetto a quello che è il piano per la Campania andremo in giunta, quindi approveremo il piano complessivo. Sabato è stato anticipato dal presidente. Di fatto da mercoledì si potrà già cominciare a pubblicare i bandi e quindi per quanto riguarda la scuola, lo avevo già detto, ci saranno due bandi con le famiglie e io studio, di modo che si possa naturalmente immediatamente accedere al beneficio che era stato pensato all'inizio in realtà per dare un ristoro anche rispetto alle babysitter, quindi diciamo a lavoratori che avevano difficoltà naturalmente rispetto alla sospensione dell'attività didattica per le scuole. Oggi chiaramente sono cambiate le esigenze, per cui abbiamo immaginato di modificarla e pensare soprattutto a quelli che sono gli strumenti per la didattica a distanza, quindi diciamo e soprattutto aprirlo non solo a chi lavora, ma anche naturalmente alle persone con un reddito ISEE basso, quindi che hanno difficoltà naturalmente a acquistare strumenti per collegarsi. Alla fine diritto allo studio significa anche questo e per questi strumenti noi abbiamo previsto un budget di 21 milioni complessivi e dovremmo raggiungere una platea di circa 58.000 tra studenti e famiglie, quindi, come dire, un provvedimento dal mio punto di vista particolarmente importante, soprattutto per il diritto allo studio. Ad ogni modo, domani ci sarà l'incontro con la ministra Azzolina, quindi vedremo se ci sono novità rispetto a questa che comunque rimane una bozza di decreto. Mi chiedono per gli esami di Stato per gli EFP, anche su questo stiamo lavorando. Diciamo che mentre appunto per la fisiologia della scuola non avevo particolari dubbi. Sugli esami, naturalmente, io credo che sia prematuro parlarne perché onestamente mi immagino che per giugno, quantomeno, la situazione sia tornata ad una normalità. Quando dico normalità, è ovvio che ci sarà un periodo, c'è chi parla di fase 1, fase 2, fase 3. È chiaro che le scuole saranno le ultime ad essere aperte, sono state le prime ad essere chiuse, quindi la sospensione dell'attività didattica, è evidente che per una questione di sicurezza, parliamo solo in Campania di 900.000 studenti, più di 70.000 insegnanti, personale ATA, dirigenti scolastici, stiamo parlando di numeri enormi e quindi è chiaro che per una questione di sicurezza sia meglio naturalmente tentare il più possibile appunto di riaprire tutte le attività e poi alla fine le scuole. Per quanto riguarda invece le politiche sociali, c'è questo importante provvedimento. In realtà ci siamo orientati in particolare su quelle che sono dal nostro punto di vista le categorie più fragili, in particolare i pensionati con pensione al minimo e poi famiglie con persone disabili. Abbiamo chiarito naturalmente che quando parliamo di famiglie con persone disabili non escludiamo il disabile che abiti naturalmente da solo e che sia da solo nel proprio nucleo familiare. E per questi ci siamo rivolti immediatamente agli ambiti territoriali con i quali devo dire stiamo facendo un lavoro enorme. Abbiamo ormai creato gruppi WhatsApp per qualunque cosa e anche con i direttori e i coordinatori degli ambiti territoriali, perché immaginiamo che possa essere, come dire, una modalità molto più rapida, molto più smart per raggiungere quello che è il nostro obiettivo principale. Il presidente De Luca ci ha chiesto di fare in fretta, per cui già oggi ho mandato una lettera a tutti gli ambiti territoriali della nostra regione indicandoci quelli che sono i malati gravi che non hanno una copertura dal punto di vista economico, quindi possono essere per esempio persone che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata,
ma che non hanno comunque contributi economici, o anche i malati gravissimi. Molti di voi mi scrivono che non erano stati coperti dall'ultimo bando 2018 per inadempienze degli ambiti territoriali, alcuni ambiti territoriali, e devo dire anche in alcuni casi per inadempienze da parte dei distretti sanitari, per cui cercheremo di coprirli con 40 milioni del fondo non autosufficienza 2014-2015 che liquideremo ad horas agli ambiti territoriali e ulteriori 30 milioni di euro proprio per far fronte naturalmente a quelli che noi abbiamo considerato i più fragili. Ancora come categoria appunto abbiamo immaginato i pensionati e quindi almeno due mensilità per raggiungere i 1.000 euro per le persone che percepiscono pensione sociale. Inoltre, pensione sociale minima, naturalmente. Inoltre, abbiamo immaginato anche di erogare tutta una serie di risorse agli ambiti territoriali. Quando ci siamo insediati, io l'ho detto spesso, abbiamo trovato un disastro. La scorsa giunta aveva lasciato in eredità all'assessorato alle politiche sociali circa 200 milioni di euro di debiti. Considerate che l'importo più o meno che la Regione Campania stanziava per le politiche sociali si attestava intorno ai 12, 13, 14 milioni di euro. Immaginate quindi 200 milioni di euro cosa dovesse significare. Lo dico, so naturalmente che per i non addetti ai lavori la cosa potrà, come dire, non risultare particolarmente interessante, ma pagare un debito pregresso è molto complicato per le amministrazioni perché bisogna tagliare spesa corrente. Ecco, noi siamo riusciti a reiscrivere, reiscriveremo domani, circa 95 milioni di euro, quindi questi saranno fondi che potranno andare in particolare al terzo settore e questa naturalmente sarà l'indicazione che noi daremo agli ambiti territoriali, che poi significa in realtà lavoratori spesso precari o che comunque hanno difficoltà, quindi significherà naturalmente dare tantissime risorse che poi agli ambiti che poi andranno al terzo settore, che poi arriveranno naturalmente a persone. E ci sono anche altri programmi, in particolare uno che sarà rivolto agli immigrati. Molti, e devo dire, e lo dico con enorme dispiacere, mi hanno scritto perché gli immigrati. Io penso che in un momento di difficoltà, davvero la guerra tra poveri, tra persone che in questo momento hanno difficoltà, sia veramente di una tristezza incredibile. Ci sono naturalmente persone che hanno difficoltà e io vi dico che so bene che il piano sociale per la Campania non ha coperto tutte le categorie perché il bisogno è talmente enorme e impellente che non è stato facile lavorare tra l'altro in velocità. Ma questo non significa che ci saranno categorie che saranno escluse. Cercheremo naturalmente di trovare ulteriori risorse e di dare una mano naturalmente a chi è stato escluso sia dai provvedimenti governativi che da quelli regionali. E tra l'altro dobbiamo anche pensare un'altra cosa, che dare attenzione agli immigrati piuttosto che ai senza tetto significa anche proteggere la popolazione perché sono persone molto esposte e questo naturalmente può anche creare problemi dal punto di vista sanitario. È un'ulteriore azione che abbiamo fatto in qualche maniera di accompagnamento rispetto all'importantissima misura, io ritengo, che ha stanziato il governo, quella dei 400 milioni per intenderci, per quanto riguarda gli aiuti alimentari alle persone, perché è diventato davvero prioritario rispetto a tante altre priorità. Abbiamo immaginato un intervento che invece vada a intercettare quelli che da questo provvedimento potrebbero essere esclusi. Quindi un provvedimento a regia regionale che quota circa 2 milioni e mezzo di euro per aiutare il terzo settore, mi immagino le Caritas, ma anche le tante associazioni di volontariato che danno una mano a quelli che casomai non solo non sono stati intercettati dai comuni o dagli ambiti territoriali, ma che non erano poveri e non erano in difficoltà fino a qualche mese fa, perché è questo che è accaduto. In realtà ci sono tante categorie che riuscivano tranquillamente a far fronte a
quelli che sono i bisogni della propria famiglia e naturalmente in questo momento si sono trovati in difficoltà. Ma ci sono anche tanti altri provvedimenti, ovviamente io conosco quelli attinenti alla direzione politiche sociali, c'è cioè un importantissimo provvedimento che riguarda anche i professionisti titolari di partita IVA e a loro sarà garantito un ammontare di risorse pari a 80 milioni di euro. Stiamo parlando di professionisti che hanno fatturato nella scorsa annualità meno di 35 mila euro, perché naturalmente sono quelli che oggi si possono trovare in difficoltà. Una cosa la volevo dire e non l'ho detta fino ad ora. Ci sono delle categorie che hanno necessità e bisogno, altre che forse ne hanno meno. Nel momento in cui si chiede l'importo e si accede al programma, lo si faccia se si ha davvero necessità. Questo lo dico anche per quei programmi che privilegiano, per esempio, io studio il reddito ISEE. Ci sono persone che in questo momento potrebbero non avere difficoltà, ma avere un ISEE basso. Allora io dico a loro di soprassedere, cioè cerchiamo di far arrivare davvero questi fondi, questi soldi a chi ne ha davvero necessità. Ora ho immaginato appunto che queste potessero essere naturalmente le cose che più interessano. Vado a leggere qualche domanda che mi avete fatto. E naturalmente dalla settimana prossima cercheremo di rispondere alle domande relative ai bandi. Anche però per quanto riguarda gli avvisi che faremo, che dureranno poco, noi ci siamo immaginati 15 giorni per esempio, noi cercheremo chiaramente di dare il più supporto possibile, quindi ci saranno dei numeri di telefono ai quali telefonare, ma non chiederemo chiaramente una certificazione ISEE, chiederemo autocertificazione e tutti i controlli saranno posticipati. Questa è stata l'indicazione che ha dato il presidente De Luca. Naturalmente questo non significa che poi non saremo attenti a tutto il resto. Leggo qualche domanda, per esempio, non si dimentichi dei disabili, l'abbiamo detto, c'è proprio un provvedimento ad hoc che riguarderà naturalmente gli adulti con disabilità, ma anche i ragazzi, i bambini, gli studenti con disabilità. E abbiamo immaginato naturalmente di chiedere gli elenchi agli ambiti territoriali proprio per velocizzare. E leggo, per esempio, per i professionisti che hanno dichiarato 36.000 euro, in realtà ogni volta che si immagina un bando di intercettare una categoria è evidente che qualcuno potrebbe essere lasciato fuori. In questo momento abbiamo immaginato queste categorie, non è detto che poi se ci fossero economie non possiamo immaginare di allargarli. Per quanto riguarda non si dimentichi dei disabili, l'abbiamo detto. Naturalmente anche gli altri programmi resteranno in piedi e stiamo studiando la possibilità, per esempio, per il dopo di noi, perché ho visto che c'era una domanda che riguardava proprio questo. Abbiamo chiesto alla direzione politiche sociali di anticipare anche il saldo rispetto al dopo di noi, proprio per immettere liquidità. Per quanto riguarda i fitti, in generale non è una mia delega, quindi non so rispondere, però se ci fosse qualche domanda specifica potete naturalmente mandarmi una mail, un messaggio e poi chiaramente chiederò all'assessore alle direzioni di competenza. E ci sarà anche un aiuto per gli studenti universitari per gli affitti dei fuorisede. E sicuramente ci sarà un aiuto per tutti i fitti, questo ovviamente lo so perché c'era un bando già aperto dall'assessore all'urbanistica, mentre è stato inserito un contributo per i fuorisede per sostegno al fitto per gli studenti universitari.
Leggo per le pensioni sociali ci sarà l'integrazione chiaramente ai 1000 euro e quindi tutte le pensioni minime saranno aumentate a 1000 euro per 2 mensilità. Ovviamente stiamo facendo una corsa pazzesca perché l'intenzione primaria era quella di coprire chiaramente già da questo mese, dal mese di aprile, non credo riusciremo a farcela, quindi probabilmente l'integrazione partirà da maggio e poi ci sarà maggio e giugno. Per quanto riguarda la pensione sociale, naturalmente non deve essere fatto nulla, nel senso che sarà l'INPS a darci immediatamente quelli che sono gli elenchi, e quindi da quelli partiremo per liquidare, sarà liquidato direttamente insieme alla pensione. E i bandi mi chiedono, io studio e con le famiglie naturalmente si può partecipare a tutti e due i bandi, però mentre io studio, seguo lo studente, per cui per esempio una famiglia che ha 2 figli iscritti alla secondaria di secondo grado può fare 2 domande, cioè una domanda per figlio. Nel caso invece con le famiglie, la domanda può essere fatta dalla famiglia a prescindere dal numero di figli. Si può naturalmente partecipare entrambi. Per quanto riguarda il bando con le famiglie, i figli devono avere meno di 15 anni. Sto cercando altre domande che sono tante e quindi non riesco naturalmente a vederle tutte. Per le pensioni di invalidità cercheremo di capire naturalmente, nel caso si tratti di disabili gravi, abbiamo cercato di trattarli in maniera differente, cioè dare un contributo. Per quanto riguarda le famiglie con persone disabili, quindi alle persone disabili di fatto, anche se si trattasse naturalmente di minori con disabilità, e invece coprire gli ultra 65enni che hanno pensione minima. Questo è perché naturalmente i fondi non sono infiniti, abbiamo cercato di intercettare quelli che erano i bisogni che ci sembravano più impellenti. Questo però non significa che altre categorie non possano essere raggiunte. In particolare, noi liquideremo agli ambiti territoriali tantissime risorse. Abbiamo detto 95 milioni per quanto riguarda i debiti pregressi, che sono di fatto in molti casi risorse libere. Quindi gli ambiti territoriali, poi in raccordo con la regione, potranno programmarli. Chiaramente sempre, perché è una cosa che mi è stata chiesta, non per le attività, che ne so, pasticceria, piuttosto che, che ne so, attività che sono state momentaneamente chiuse. Ovviamente dovranno seguire la persona, stiamo parlando di politiche sociali, ma naturalmente, e naturalmente quindi possono seguire le persone. Scusate se ogni tanto mi distraggo, ma non è facile parlare e leggere le domande. Anche per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, mi chiedono, ovviamente funzionerà alla stessa maniera. Quindi, se si tratta di ultra 65enni con pensione minima, naturalmente si avrà l'integrazione. Mi chiede una persona se si hanno novità per chi deve fare l'esame di Stato. L'ho detto all'inizio, non è stato ancora pubblicato il decreto, c'è cioè una bozza, ma l'orientamento naturalmente cambierà a seconda che si possa rientrare o meno a scuola. È stato dato un termine del 15 maggio, se non ricordo male, ma questa comunque è una bozza. In ogni caso, se si dovesse entrare prima o non si dovesse rientrare, l'esame sarà semplificato. In realtà si è immaginato un colloquio orale, però l'ho detto, in realtà si tratta di una bozza di decreto, per cui mi sembra inutile parlarne se non appunto in generale. E comunque vorrei ringraziare tutti per quello che stanno facendo, per l'enorme sforzo che stanno facendo, e tranquillizzarli perché naturalmente
È un periodo critico per tutti, per gli studenti, per le famiglie, per i docenti, per cui quello che farei è tranquillizzare, perché è ovvio che l'esame di Stato, così come ce lo siamo immaginati e l'abbiamo sostenuto tutti, non potrà essere svolto. Per cui vi dico, state tranquilli, comunque vada. Gli insegnanti, sono sicuri, i docenti, sono sicura, cercheranno di mettervi a vostro agio e naturalmente la commissione interna vi garantirà, perché sono persone che vi conoscono. È chiaro che nel caso di una valutazione alta, mi scrivono tanti studenti, soprattutto quelli più bravi, che sono preoccupati che la valutazione non possa essere particolarmente alta. Non dovete essere, i vostri docenti vi conoscono, ci sarà davvero un accompagnamento rispetto a quello che è l'esame di Stato. Mi raccomando però, ora a prescindere dal decreto, anche se fosse pubblicato esattamente nella stesura iniziale che ci siamo immaginati, cercate di non perdere l'adrenalina che vi ha guidati fino ad ora, perché so che in tantissimi davvero vi state impegnando tanto. E una cosa che voglio dire, tanti docenti, ma anche dirigenti scolastici mi dicono che soprattutto i più piccoli con la didattica a distanza, la mattina i bambini si mettono il grembiule e poi cominciano la lezione. Io credo che la scuola stia svolgendo un ruolo sociale enorme in questo periodo, perché dà quel senso di normalità che purtroppo a molti è mancato, e soprattutto nel periodo iniziale è mancato. Però insomma noi soprattutto con i provvedimenti rivolti alle famiglie per gli strumenti didattici a distanza cercheremo di dare una mano. Un'altra cosa che mi è stata chiesta e non è presente nel piano sociale, ma cercheremo comunque di dare una mano, è per quanto riguarda le scuole parificate, soprattutto per quelle dello 06, quindi dell'infanzia, ormai scuola dell'infanzia. La scelta della Regione Campania fino ad oggi è stata quella di privilegiare la scuola pubblica statale. È stata una scelta politica. Oggi però mi rendo conto che le scuole parificate sono in enorme difficoltà. Per questo cercheremo di dare una mano, in particolare con i fondi dello 06. I fondi del 2019 sono già stati ripartiti. Naturalmente, per quanto riguarda questa annualità, cercheremo di dare una mano anche alle scuole parificate. Quindi state tranquilli, è ovvio che in un momento come questo anche delle scelte politiche possono cambiare, perché ci rendiamo conto che le esigenze sono cambiate. E molti dicono che il presidente sta facendo un buon lavoro e io glielo dico sempre, glielo ripeto sempre, insomma, sono tantissimi commenti di apprezzamento al suo operato, e devo dire che questo ci rende davvero tanto sicuri. È un periodo complicato, a breve, ci sarà la Pasqua, insomma, però, è un sacrificio che stiamo facendo, soprattutto per tutti quelli che davvero si stanno sacrificando di più per noi. E mi parlano degli assegni di cura, mi chiedono degli assegni di cura. Queste sono domande che frequentemente mi vengono fatte anche per mail o messaggi. L'ho già detto, per quanto riguarda i malati gravissimi, copriremo con i fondi a disposizione tutta la platea dei gravissimi, anche quelli i cui ambiti erano stati inadempienti, e poi copriremo i malati gravi. Dunque, io non so se ci sono altre domande, credo più o meno di aver risposto a tutte. Rinvii per le tasse universitarie, mi chiedono, non lo so, l'università non è una mia delega, posso informarmi, anche se devo dire che rispetto all'università c'è il problema economico, probabilmente per le famiglie, però l'università sta funzionando in realtà in maniera, non dico normale perché non è normale, però c'è le lezioni a distanza si stanno facendo, ci sono le sedute di laurea, quindi diciamo non si è fermata quella macchina. Per
Ma possiamo naturalmente, mi posso informare perché non sarebbe chiaramente una cattiva idea dare una mano anche, alle famiglie che in questo momento mi rendo conto sono in grave difficoltà. Mi chiedono affitti in nero universitari. Cari miei, non è semplice, non è semplice perché, non è. Non sono misure le cui persone possono essere facilmente intercettate e dunque vedremo, insomma, almeno partiamo con queste misure e poi cercheremo di capire. Io credo di avere risposto a tutte le domande. Naturalmente in settimana e sicuramente dalla prossima settimana direi di evitare la diretta lunedì prossimo, ma chiaramente potremo prevedere un momento di incontro per rispondere alle domande che sicuramente ci saranno rispetto ai bandi che andremo a pubblicare. Quindi io sono convinta che mercoledì riusciremo a pubblicare gli avvisi e aprire le piattaforme, 15 giorni, di modo da liquidare e dare quindi risorse immediatamente alle persone che ne hanno necessità. C'è qualcuno che mi dice: nel caso le scuole di Nola si stanno impegnando tantissimo, colgo l'occasione per dire che so che tutte le scuole in Campania si stanno davvero impegnando tanto e stanno davvero riuscendo ad ottenere risultati straordinari, soprattutto perché diciamo che siamo stati colti tutti di sorpresa, quindi non eravamo ancora organizzati per dare delle risposte che fossero poi utili. Io direi più o meno le domande, ho dato una rapida scorsa e mi sembra di avere risposto a tutti. C'è qualcuno che mi dice bisogna dire chiaro che il nero penalizza sempre, Paolo Gabriele. In realtà non è semplice, io so bene che ci sono persone che lavoravano a nero che ora sono in difficoltà. Non è semplice anche nel caso, per esempio, dei fitti, è ovvio che saranno penalizzati rispetto a chi aveva un contratto registrato. Vedremo però nel prosieguo se riusciamo a dare una mano a tutti. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me in questo tempo. Naturalmente, se ci sono ulteriori questioni, domande, aspettando una nuova diretta, possiamo scriverci. Io cerco sempre di rispondere in maniera piuttosto rapida alle domande che mi fate anche attraverso la mia pagina Facebook oppure anche il mio indirizzo di posta elettronica istituzionale, cercando naturalmente di dare una mano. Vi lascio naturalmente con la solita raccomandazione, anche se so che non ce n'è più tanto bisogno, e cioè quella naturalmente di restare a casa. Cerchiamo di dare una mano rispetto a quelle che sono le nostre possibilità e quindi aiutare naturalmente tutti. Un sacrificio di altre 2 settimane, forse 3, potrebbe davvero significare uscire da un incubo. Vi saluto tutti e se non ci dovessimo incontrare, naturalmente vi auguro buona Pasqua.